appassionati d'arte. Anche voi un tempo foste bambini. Anche voi, di certo, vi sarete posti la domanda in cui la semplicità infantile e la maliziosità del preadolescente si incontrano. Com'era Barbie sotto la gonna? Risponderemo a queste e ad altre domande visitando la mostra Osservando una Barbie dell'artista Laura Piattella. Barbara Millicent Roberts, al secolo Barbie, nasce il 9 marzo del 1952 sotto il segno dei pesci. È figlia di Ruth Handler e di suo marito Elliot, cofondatore della casa di giocattoli Mattel. La gestazione andò abbastanza lentamente, ma il parto fu velocissimo. Nel giro di un anno Barbie venne alla luce ben 350.000 volte. Barbie è stata una studentessa modello, frequentando, come ci dice la sua biografia ufficiale, le migliori scuole americane. Da Willows High School a Willows, sua città natale nel Wisconsin, e la Manhattan International High School a New York. Ragazza intraprendente, ma con i piedi per terra, ha avuto un solo grande amore, l'amato Ken, da cui ha divorziato e con cui si è ricongiunta. L'unico intervallo peccaminoso avvenuto durante il periodo da single, è rappresentato dal muscoloso e giovane Blaine, di professione surfista. Sui 52 anni non si vedono. Barbie è rimasta sempre giovane, perfetta, scattante. Ha accompagnato la donna della middle class durante la sua emancipazione. Ha lavorato. È stata astronauta, tennista, veterinaria, attrice e tante altre cose, ed ha assunto anche importanti impegni politici come ambasciatrice dell'UNICEF e candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Purtroppo le sue fattezze e il suo pubblico la condannano, nonostante gli sforzi e l'impegno, ad un ruolo eminentemente subalterno, in cui la priorità è sempre fatta di casette con giardino e cane d'ordinanza, e fidanzato tonto con il mascellone. Barbie è l'Occidente, è il mito del progresso e del sogno americano, dove, anche se si è solo un agglomerato di polimeri verniciati, con gambe chilometriche ed un gran bel sorriso, si può arrivare lontano. Non è un caso che molti paesi islamici vietino l'importazione e la vendita di Barbie, arrivando a definirla, come nel caso dell'Arabia Saudita, una bambola ebrea. Laura Piattella coglie nel segno con la sua rappresentazione di Barbie, rappresentazione che è immediatamente analisi e riflessione. Una delle facili scorciatoie sarebbe stata quella di giocare sull'effetto dei colori, della notorietà, degli allestimenti gradevoli ed ammiccanti. L'artista, invece, ci presenta Barbie nella sua nudità, in una semplicità disarmante all'interno di immagini estremamente sobrie, in cui pochi dettagli ci fanno intravedere concetti che vanno estremamente lontano. Un esempio per tutti è quello di aver fatto indossare alla nostra amica del Wisconsin il velo islamico nero che, come la scia di un abito da sposa, vola nel vento lasciando esposte le nudità plastiche della nostra eroina. Barbie è la riproducibilità tecnica del mito. Di più, a partire dal sogno americano, si è creato il modello, l'ideologia dominante dell'Occidente. Ogni bambina ha una Barbie. Ogni bambina sogna il suo cucciolo, il suo Ken, il suo radioso tramonto hawaiano, preparandosi al lavoro, ma guardando altrove, guardando alla famiglia, alla maternità, all'eternità immutabile del piccolo borghese.
Laura Piattella non ama il sogno. La sua Barbie è plastica, inerte, inanimata. Essa non comunica, ma è percorsa dallo spirito del tempo e agita da forze più grandi di lei. Laura Piattella fa una radiografia della menzogna. Individuandola, la smaschera. I referti, per quanto costituiti proprio come nel caso dei raggi X, di pochi segni, sono così precisi da non lasciare spazio all'interpretazione che porta all'autoinganno. Nelle immagini dell'artista si avverte una forma di religiosità o, se vogliamo, un'attenzione alla metafisica latente. Pare sempre che il discorso dall'allibita fatticità del reale possa ad un tratto cambiare oggetto, parlandoci del rapporto che intercorre tra il creatore, cioè l'uomo, e la merce da lui prodotta, nel nostro caso Barbie, e delle norme che regolano questo rapporto. Un consiglio all'artista, però, occorre darlo. Bisogna studiare. Perché gli spunti che vengono offerti attraverso le opere di Osservando una Barbie sono forti, nobili, ma embrionali. Le immagini possono parlare fino ad un certo punto, possono lanciare messaggi e sensazioni, ma da sole non creano un discorso. Studiare, in questa accezione, vuol dire connettere la produzione artistica ad un livello di significati universali, di idee. Solo questo porta ad avere un dialogo completo ed esaustivo con il proprio pubblico. Per questo ci sarà tempo. Laura Piattella è un'artista giovane e promettente. Da lei ci aspettiamo grandi cose. Ottima, infine, la scelta della location, la Galleria Garb di Roma. E ottima la mano della curatrice, Sonia Mazzoli. La cripticità dell'ambiente espositivo, la sua rudezza mista alla rudezza dell'allestimento, ben si sposano con la nuda e cruda evidenza della merce.